Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal campo di bocce. Su quelle scale Padre Pio si fermava insieme ai suoi figli spirituali per osservare, anche a volte anche per criticare e divertirsi a canzonare i suoi confratelli quando giocavano a bocce. E questo era un luogo anche di distrazione, ecco, di rilassamento. Ma anche un luogo importante dove Padre Pio, soprattutto nei momenti bui della sua vita, possiamo pensare ai momenti della segregazione, questo era un luogo importantissimo per lui perché amava passeggiare e qui meditare e anche pregare. Però oggi qui vogliamo raccontarvi la storia di una nostra amica che ci scrive da Napoli e che non vuole essere menzionata. Ecco l'indirizzo di email che vedete in sovraimpressione. Diciamo che noi la chiamiamo Maria, ecco, Maria da Napoli che ci scrive, che vuole condividere la sua storia, ecco, questa seconda possibilità che gli ha dato il Signore e soprattutto anche grazie all'intercessione di Padre Pio. Uno scossone, lei lo chiama lo scossone che Padre Pio ha dato alla sua vita. Così chiamo l'evento che mi ha toccato e mi ha guarito, uno scossone fisico per guarire la mia anima abbandonata al mondo e alla modernità. Non sono sposata, vivo con mia mamma, sono di Napoli, fondamentalmente una donna tranquilla, indipendente, che guida e che quindi è anche convinta di non aver bisogno di nessuno. E qui mi sbagliavo, scrive la nostra amica. Anni fa sono stata tante volte a San Giovanni Rotondo e nella mia adolescenza la depressione mi ha toccato e mi ha segnato. Infatti racconta che la mamma si recò anni fa qui a San Giovanni Rotondo, ecco, per chiedere una grazia a Padre Pio affinché questa depressione si allontanasse dalla vita di sua figlia. E lei, nel momento in cui era qui, ecco, fece questa promessa di, tra le tante cose, quante volte ci è anche capitato a noi, promise di non fumare più, ecco, abbandonare le sigarette, come fioretto per la figlia. Nello stesso tempo, quando chiamò la figlia, anche lei si sentì inebriata quasi da un benessere particolare e fu così, ecco, man mano che i giorni passavano la ragazza allontanò questo terribile tunnel della depressione, ecco, andava verso la guarigione e guarì. Infatti scrive: sono 27 anni che mia madre non fuma più. Poi anche lei venne qui a San Giovanni Rotondo quasi a ringraziare Padre Pio, ma incontrò Fra Modestino che nella portineria accoglieva tutti, e lo stesso Fra Modestino che racconta che nel momento in cui si avvicinò quasi per toccarla con il crocifisso benedetto da Padre Pio, questo era un modo per salutare tutti, Fra Modestino quando usciva fuori dalla portineria, dalla foresteria, ecco, poggiava il crocifisso su tutti coloro che erano presenti nel corridoio. E vado sul virgolettato, ecco, della nostra amica Maria. Scrive: in quel momento è come se fossi stata catapultata in un'altra dimensione, proprio quando mi tocca la fronte. Non posso spiegare. Alla fine poi Fra Modestino mi portò in una cella attigua alla sua portineria, sicuramente si parla della foresteria, dove mi disse di stare tranquilla e poi mi abbracciò. Ma io sono convinta che quell'abbraccio in quel momento era proprio Padre Pio che mi stringeva a sé e non voleva lasciarmi. Da lì pian piano è arrivata la guarigione. Fino a 2 anni fa, ecco, 2 anni fa che cosa è successo? È successo qualcosa di strano per la nostra amica. Infatti era sola in casa, preparava la cena, tornata dal lavoro, tutto bene fino a quando un boccone non scendeva. Non sapeva che fare in quell'attimo, gli manca il respiro. Di nuovo torna tutta questa paura di affrontare le cose, anche se quel boccone poi viene fuori. Ecco, non riesce più né a mangiare né a bere, aveva il terrore anche di buttare giù e deglutire un goccio d'acqua. Perde circa 10 kg, diventò uno scheletro. Il medico parlava di un evento post-traumatico, ma spiegare come mi sentivo, scrive la nostra amica, è impossibile, al punto che volevo anche farla finita perché la sua vita andava verso la morte, proprio perché se non mangiava e non beveva, quella era la fine, scrive, che dovevo fare. Ma fino a quando un giorno, uscita dal lavoro, trovo a terra una piccola immaginetta di Padre Pio. Lei scrive, si tratta di una figurina tutta rovinata. Era un Padre Pio giovane, la raccolsi e la tenni a casa come una vera e propria reliquia.
pensando che quello fosse un segno che Padre Pio mi stava accanto in quel periodo buio della mia vita. Mi dava coraggio, andavo avanti. Non mi ascoltava perché c'era una grazia più grande di me. Infatti, pregando, Maria comincia a capire che qual era la grande grazia che gli aveva fatto il Signore, cioè che quella sera forse stava finendo la sua vita. E in quella sera e quella giornata gli venne data e consegnata una nuova opportunità, una seconda vita, perché è ricominciata da zero. Ha ricominciato così a mangiare, omogeneizzati i biscotti dei bambini, un po' tante cose piccole, e ha cominciato di nuovo a stare un po' più serena e tranquilla. E scrive: iniziavo a pensare che quella sera fosse finita la mia vita, certo non meritavo il paradiso, e ho iniziato così a dialogare nuovamente con il Signore, a cui va il mio ringraziamento quotidiano. E Padre Pio, Padre Pio mi istruisce ogni giorno per mantenere il mio cuore libero da un certo modo di vivere per piacere a Gesù. E conclude questa mail la nostra amica Maria per condividerla con tutti noi: oggi anche quando bevo un solo bicchiere d'acqua ringrazio Gesù, perché anche solo poter bere un goccio d'acqua è per me una grazia. Ho capito questo, che questa vita terrena non è niente, 10 o forse 20 anni o più non sono niente, perché in qualunque momento bisogna essere pronti per comparire dinanzi al Signore.